Sono questi due convogli consegnati il mese scorso e che vanno a completare la flotta regionale di 20 treni Flirt e Jazz. Mezzi di ultima generazione con una lunga serie di caratteristiche tecniche e dotazione tecnologica, come ad esempio l'ingresso alla carrozza a raso per facilitare l'accesso dei passeggeri. La possibilità di diversa configurazione per il periodo estivo, con più spazio per le biciclette, e per il periodo invernale, con un numero maggiore di sedili. Collaborazione tra le due province e Trenitalia, abbiamo raggiunto un obiettivo davvero importante, la flotta adesso di treni moderni è completa con i nuovi treni Flirt e Jazz che oltre a essere molto confortevoli hanno anche un design particolare per essere considerati poi in futuro anche i nostri treni perché sono riconoscibili subito. Gli allestimenti interni sono in tessuto Loden grazie alla collaborazione con l'azienda leader del settore, l'altoatesina Mössmer. Tessuti non solo scelti per l'aspetto estetico, ma soprattutto per l'alta resistenza e la possibilità di facile pulizia. Numerosi display ad alta definizione anche per fornire tutte le informazioni necessarie durante il viaggio. Intanto siamo contenti per la grande collaborazione, perché certo è una collaborazione senza precedenti con le due province. Chiaramente abbiamo sottoscritto due contratti di servizio, abbiamo raggiunto un alto livello di efficienza che ci ha permesso di fare investimenti forti appunto in rotabili. 140 milioni di euro non è poca cosa. Parliamo di 20 rotabili, che oggi, 20 rotabili nuovi, tipo Stadler, appunto Flirt, Alstom, Jazz, che coprono oggi l'80% dei servizi, quindi una fetta rilevante ormai. Sono tutti già su binario, quindi stanno circolando, la gente sta già viaggiando con questi, abbiamo anche dei feed positivi. I convogli vantano anche un collegamento internet Wi-Fi e prese di corrente a 220 volt. Sono tra i 260 e i 282 i posti a sedere, da 238 a 352 i posti in piedi, da un minimo di 33 ad un massimo di 45 gli alloggiamenti per le biciclette. Quattro motori di trazione permettono di raggiungere i 160 km orari. L'integrazione tra le due province è importante e qui è una realtà anche eccellente perché i servizi non si fermano a confine tra una provincia e l'altra ma vanno oltre. Le due province credono nel trasporto ferroviario regionale, nel trasporto pubblico collettivo, i numeri lo dimostrano, parlano da soli, abbiamo un 95% di puntualità, meno dell'1% di cancellazioni, il gradimento del servizio sta crescendo, 134 milioni entrambi, provincia di autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, di investimenti in nuovi treni, oggi abbiamo completato la fornitura con il 20° nuovo treno. Questo significa che abbiamo raggiunto livelli di eccellenza che in altre regioni d'Italia ancora e in altre parti d'Italia non ci sono, ma questo è l'apripista per tutto il resto del paese. Il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, ha ribadito l'importanza del treno come mezzo che meglio si integra con l'ambiente e in grado di promuovere una maggiore qualità di vita. Questo è un servizio che ha delle caratteristiche di qualità oggettive, puntualità, frequenza ma anche comfort, come si vede, insomma, questi sono treni modernissimi, di grande accessibilità, che sono utilissimi per i pendolari, possono diventare anche molto utili per il turismo, in particolare per le biciclette, perché naturalmente la combinazione treno e bicicletta è già presente, ma sarà una combinazione sempre più forte nel futuro, se pensiamo anche all'utilizzo delle bici elettriche. Ne capiamo l'importanza. È stato più volte ricordato che promuovere questo tipo di mobilità sostenibile è vitale per un territorio come quello della provincia di Bolzano e quello della provincia di Trento.